Ed eccoci qui ancora in diretta, carissimi telespettatori, dal New Blue Angel di Agropoli, località Trentove, in occasione del Next Opening, ossia inaugurazione dell'officina del Panino. Sempre con me alla mia destra potete vedere già pronto il nostro chef Franco Marino, il quale ci farà una dimostrazione di alcuni panini, appunto alcune specialità. Allora, Franco, cosa ci Eccoci. preparerai? Allora, iniziamo con un panino gluten free e un ripieno vegetariano, quindi per accontentare, per soddisfare anche chi non può mangiare il glutine e chi segue una dieta vegana. Così, dopo che abbiamo fatto questo panino, in questa stessa padella possiamo fare anche l'hamburger, quindi per Perfetto. ottimizzare i tempi un po' di cose. Quindi io inizierei, possiamo Prego, prego a te, iniziare? prego, prego. Ok, inizierei direttamente a tostare leggermente il pane. Lo facciamo partire la padella, ok. Mettiamo un filo d'olio nella padella e mettiamo il pane a tostare leggermente, perché il pane comunque va sempre rigenerato di temperatura, eh? Non bisogna usare un pane che è di una temperatura molto bassa, quindi fredda magari di frigorifero, va comunque tenuto a temperatura ambiente e poi facciamo fare una piccola crosticina. Andiamo un po' a pressare. Vediamo un po'. Quindi va Ok. sempre ovviamente riscaldato. Sì, va rigenerato, ottenuto a Rigenerato, temperatura ovviamente. ambiente e poi facciamo una piccola crosticina. Nel frattempo vi faccio vedere gli ingredienti che Allora, metto quali qui. sono gli ingredienti? Allora, abbiamo del tofu, dei carciofi, della zucca in crema e una zucca a dadi. Quindi abbiamo due consistenze di zucca. Okay, adesso vi faccio vedere come lo andiamo a realizzare. Intanto il pane si sta tostando leggermente. Lo Sì. andiamo anche a girare, guarda, perché diventa Infatti, molto più fragrante. Perché se noi facciamo un pane, in questo caso non c'è questa problematica, comunque un pane che usiamo dei grassi sia vegetali che animali, in questo caso sono grassi vegetali, hanno una temperatura molto bassa, tendono comunque ad essere un po' più solidi, quindi rigenerando il pane diventa fragrante un'altra volta, come appena è stato fatto, ah, quindi perfetto benissimo, quindi così. anche se il pane, diciamo, del giorno prima, ovvio. No, anche, Sempre però è fresco, però. No, preferibile utilizzare sempre il pane fresco in pane questo fresco, caso. dico, in genere si usa Sì. questa metodica anche per riscaldare, ovviamente, per non buttarlo, Adesso però. nella Ecco. padella calda io vado ad aggiungere un po' d'olio, leggermente un filo d'olio. Volevo dare un consiglio proprio su questa cosa Sì. dell'olio da utilizzare in cucina. Per evitare di usare troppo olio in una padella, soprattutto di questi tempi che fa molto molto freddo, sappiamo che l'olio con il freddo tende ad avere una densità maggiore, quindi molto molto più denso. Quindi andiamo a mettere l'olio in padella. Quando si riscalda la padella, noi abbiamo una percezione sbagliata dell'olio perché con il calore tende a sciogliersi e abbiamo più olio. Quindi il consiglio qual è? Far riscaldare la padella prima leggermente un po' e poi versare l'olio. In Se questo no. modo il calore fa sciogliere subito l'olio e abbiamo la giusta percezione dell'olio e la quantità dell'olio che dobbiamo avere, ok? Quindi cosa Perfetto. facciamo? Facciamo scaldare la padella e andiamo a Mettere tostare l'olio. un po' il tofu, che il tofu è un po' il formaggio per i vegani, Ecco, diciamo, ok? per i Per i vegani. vegani, per chi segue questa dieta vegana. Sempre Sì. per ottimizzare un po' i tempi, cosa vado a fare? Passo anche i carciofi. Perfetto. Questi sono dei carciofi che abbiamo cotto con olio, aglio e un po' di prezzemolo e menta. Quindi li andiamo leggermente a. Rigorosamente di pestum, Sì, ovvio. ecco, di Panino del pestum che territorio, i carciofi sono del panino del territorio. territorio, mentre il, tu come hai detto, tofu, giusto? Formaggio, Sì, il tofu che abbiamo tofu, aromatizzato con olio, sale, si può aggiungere anche la buccia degli agrumi, mi raccomando, solo la parte aromatica, quindi solo la parte della buccia, ma questo dopo che le abbiamo scottate, perché altrimenti brucia e diventa amara. benissimo, un odorino, cari telespettatori, le persone che sono qui possono Io sentire l'odore, però aggiungo un vi altro po' di assicuro che è una cosa carciofi. buona. Sì, Carciofi, certo. vero? Voglio dire che Ah, questa, a ridi! prescindere da chi segue una dieta vegana, voglio dire, è un Va per panino tutti. salutare. Cioè, quando lo Salutare. mangi ti saluto, dice ciao. Ciao. Allora, Rita, lei cosa dice? Cosa dici tu in merito? Io intanto vorrei. Si sente? Aspetta, aspetta, forse un attimo, accendiamo. Dammi. Scusate un attimino, il bello del. Provo. E ecco. Ecco, Intanto volevo rigorosamente. chiedere allo chef come mai avesse giocato, che è una cosa molto interessante, su due consistenze dolci, che sono quelle del carciofo e quello della zucca, no? Sì, in questo caso abbiamo giocato su due consistenze per dare una parte più cremosa, quindi la parte dolce della zucca più cremosa e quella del carciofo un po' più croccante, quindi abbiamo due consistenze
sempre dolciastre, però di texture diverse. Okay, quindi, Franco, voglio invitare sì. qualche signora un po' più vicino? Signore, venite a vedere. Certo, venite, venite, venite. Venite, venite, non vi vergognate. Poi andiamo. Intanto io, man mano che scotto, inizio anche ad assemblare il panino. Quindi ho messo i carciofi, ad ammettere il tofu. Venga qui, venga, venga, venga. Sono anche il signore, qui ci mettono vicino a me. Guarda, il signore, come vi chiamate? Come si chiama? Assunta. Assunta? Teresa. Allora, fatevi vedere un attimino le telecamere, poi dopo giriamo le spalle che devono guardare la ricetta. Prego, signore. Da qua guardiamo, vediamo qualche domanda allo chef. Signora. Che chiedo che potevo andare? È talmente bravo. Grazie. Bravo, è bravo. Grazie, grazie, troppo sono gentile, Tere. Lo conosco da quando ero piccolino, così. Ecco, quindi perché lo sono stato pure piccolino. era già allora era un bravissimo bambino. Grazie, mi fa emozionare però. Bravissimo ragazzo, un po' birbante, vero? Non è vero, non è sempre vero, stato molto calmo, sempre stato molto calmo. Prima abbiamo visto il nipotino di Franco, Michael, che... Il nipotino sì, no. Allora... facciamo di signore, giratevi qua. Allora, no, venite qua, venite qua, venite. Ecco, mettetevi qua. Perfetto. Allora, adesso vado un po' più avanti. Sta facendo la diretta la signora. Prego, Franco. Allora saluto a tutti quanti, seguitela perché è bravissima. Un bacio a tutti. Poi c'ha la custode pure azzurra, è bella l'azzurra. Prego, Franco. Allora, come continuiamo? Stiamo riscaldando la crema di zucca insieme ai dadini di zucca per andare ad ultimare il nostro panino, Quindi abbiamo, come diceva Rita, che ha fatto una domanda molto intelligente, le due consistenze sia di zucca che il dolciastro del carciofo. Il carciofo l'abbiamo leggermente scottato con olio, aglio, menta e prezzemolo, un po' di prezzemolo per dare un po' di profumo. Quindi adesso andiamo a fare questo. Benissimo, guardate l'arte con cui il nostro chef prepara questo panino e come dicono tanti telespettatori che lo seguono anche sulla prova del cuoco, ci mette proprio la passione, vero Rita? Ci mette molta passione, tra l'altro volevo dire che questo è un panino che fa molto bene alla salute perché il carciofo abbassa molto l'indice glicemico, la zucca invece è ricca di vitamine, quindi è un panino non solo buono dal punto di vista vegano ma anche un panino che fa molto bene alla salute, quindi complimenti. Grazie, grazie. Quindi allora, abbiamo assemblato adesso il panino così in questo caso. Lo andiamo a schiacciare leggermente con le mani in modo da far compattare un po' tutti gli ingredienti e poi delicatamente lo andiamo a tagliare, ok? Questo qui lo volevo far assaggiare in modo particolare. Dove sta Rosetta? C'è ancora? Allora dimmi tu chi devo andare a cercare, Franco. Se c'è ancora o è andata via, non lo so. Rosetta è andata via, va bene, perché Rosetta, lei me l'ha Rosetta. Chiesto proprio. C'è una signora che si chiama Rosetta, però che non si mangia la Rosetta. Allora signora Capito? Rosetta, vedo un'altra. Allora intanto signore non scappate, mettetevi qua. Che vi vedo, no? Se no sembra che sono solo io qua. Eccolo un'altra qua. Signora, prego, venga con me. Venga, venga. Venga, signora, venga. Anche lei. Venghino, venghino. Venghino, venghino. Allora, venga qui, intanto che Franco, noi ci mettiamo qui. Allora, lei come si chiama? Ha un filo d'olio. Giuseppina, di dov'è innanzitutto? E voilà. Allora. Il piatto è pronto. Il piatto qua, è pronto. Il panino è pronto. Un applauso a Franco, veramente bravissimo. Grazie. Grazie. Allora ricordiamo Franco questa specialità, questo panino. Allora questo è un panino gluten free, quindi senza glutine, con zucca in due consistenze, tofu e carciofi scottati. Okay? Tutto rigorosamente. Quindi lo può mangiare chi è intollerante al glutine e chi segue una dieta vegana. Benissimo. Ma anche le persone diciamo benissimo. Come me che piace la carne. Signora lo vuole assaggiare. Grazie. Allora la signora lo assaggia, prego signora, prego, prego. Prego, perché noi intanto seguiamo sempre questa preparazione. Toglie, allora. Intanto aspettate, eccolo. Padella, c'è la, tipo far pulire la padella. Eccomi qua. Scusate, sono andato a prendermi anche io. Allora, mi dica com'è, signore, guardi le telecamere, dica un attimino com'è. Quella padella. Buono. Sì, sì. L'odore sembra buono anche la vista. Ah, ok, lo mettiamo qua sopra. Quindi Franco è diciamo, quindi oltre alla bravura di Franco invitiamo i telespettatori a venire qui sicuramente da Antonio, vero? Certo. Perfetto, Franco, grazie, quindi grazie. Allora, quindi questa è una delle specialità che potete appunto assaggiare qui al New Blue Angel. Ci sono tanti ragazzi, volete assaggiare pure voi il panino, quindi Franco? Sì. Allora volevo fare una notazione, siccome sì. mi arrivava questo suggerimento come al teatro, no? C'è il gobbo, sì. noi abbiamo il nostro buon Corrado che ci dice sì. spiega, spiega, spiega. Il tofu, come lo dicevo prima, diciamo è un prodotto creato per, è come un formaggio
per i vegani, ok? Quindi c'è la stessa consistenza, ovviamente un sapore diverso, però si può utilizzare panato e fritto, grigliato, spadellato come ho fatto io. È una buona alternativa per chi non vuole mangiare prodotti di origine animale. Origine animale, quindi questo è il primo appunto panino, uno delle due dimostrazioni. Ok, adesso invece partiamo con un altro panino, giusto fra qualche istante, che è l'hamburger con l'hamburger di bufalo con mozzarella e scarola alla napoletana. Allora, intanto diciamo, che tu ti prepari, io faccio l'elenco dei panini. Vai. Allora, cari telespettatori, vi voglio elencare i vari panini che potete degustare venendo qui al New Blue Angel di Agropoli. Allora, il primo panino si chiama Il Ricordo, che in pratica è un panino classico con polpetta, sugo e basilico. Continuiamo con il secondo panino che potete assaggiare qui, è l'Emozione, che viene preparato praticamente un panino integrale con parmigiana di melanzane. Poi, sempre nella lista dei panini che potete, panini del territorio, abbiamo il Marin Aro, praticamente un panino ai semi misti con polpo fritto, carciofi e mozzarella di bufala. Infatti chiedevo a Franco prima la bontà di tutti i panini, ma soprattutto l'abbinamento anche del polpo fritto con la mozzarella di bufala. Quindi poi abbiamo il panino di tendenza, che è praticamente panino gluten free, quello che abbiamo appena fatto. Poi abbiamo il panino La Storia, che è il classico con genovese di manzo, ricotta aromatizzata al limone. Poi abbiamo il panino del territorio, cioè panino integrale con frittata, abbiamo assaggiato prima e vi posso assicurare che è una bontà, con frittata di cipolla, patate e con cremoso al formaggio di bufala. Per finire poi con il panino che porta il nome di Pestum, praticamente è un panino rosetta con semi di zucca, hamburger di bufala, prova l'affumicata e scarola. Un applauso, ecco, veramente un applauso a questi abbinamenti. Allora, Franco, abbiamo elencato i vari panini. Iniziamo con quale andiamo a preparare adesso? Adesso andiamo a cuocere l'hamburger come prima cosa, quindi è una cosa molto molto importante. Sì. Poi c'è chi piace la cottura al sangue, chi piace la cottura media. Io lo faccio medio un po' perché è il gusto di tutti quanti, no? Sì. Per in modo un po'. Sì. Vediamo se la piastra. Ok. Niente, la piastra fa capricci, però... La piastra fa capricci questa sera. È bello anche della diretta. Che vi ricordo... Questo succede anche... Succede. Succede anche, ovviamente, alla Prova del Cuoco e in altri programmi. Può rigorosamente in diretta, perché voglio ricordare a tutti gli spettatori, potete rivedere l'intero evento, verrà riproposto su Cilento Channel. Intanto siamo in diretta, appunto, su Cilento Channel, canale 636. E anche in diretta a Facebook, ci possono seguire in questo momento, ci stanno seguendo da quello che mi raccontano un po' da tutta Italia, un po' da tutto il mondo. Cilento Channel è una TV molto attenta al territorio. Allora, Franco, come siamo messi? Io faccio anche il tecnico, piano piano. Anche il tecnico, pure. Intanto vi voglio appunto ricordare che Franco, oltre a partecipare attualmente a questo programma, fa consulenze un po' in tutta Italia. La sua attività maggiormente è concentrata tra Milano e Bologna, però fa anche una capatina a Roma, un po' in Sicilia, e in più è anche chef a domicilio, l'amico Franco, vero? Sì. Ma allora, quello che abbiamo Rosetta... Daniel, scusa un attimo se ti interrompo, perché qua la dobbiamo beccare al momento giusto. Perfetto, la piastra è giusta. Facciamo cuocere l'hamburger. Ok, messo l'hamburger. Quindi, questo panino, allora ci tengo a precisare, questo è un pane... che ci forniscono un panificio molto conosciuto a Vallo della Lucania che Storie di Pane, ok. Storie di Pane, quindi la mozzarella di bufala di Pestum, che ce la dà un caseificio che è Agrilat, che io sono testimonial della mozzarella di bufala Agrilat, sì. E invece la carne di bufala è locale proprio del Tempio, l'azienda agricola. Quindi abbiamo tre eccellenze dell'eccellente. Ok, l'hamburger lo facciamo cuocere. Questo molto probabilmente lo faremo al sangue, ma a causa forza maggiore. Perché perfetto, perché la piastra fa i capricci, Quindi andiamo a cuocerlo. Sì. Un consiglio quando cuociamo la carne,
soprattutto gli hamburger, ma comunque la carne in generale, è quella di avere una temperatura medio-alta della padella, in modo che la carne si riesce a sigillare in tutti i pori e i succhi rimangano all'interno. Se partiamo da una padella molto bassa di temperatura, fuoriescono tutti i succhi e risulta la carne un po' troppo asciutta. Invece così gli facciamo la giusta rosolatura e poi dopo rimane morbida dentro. Non va girata tante tante volte, due volte. Ah, due volte massimo, tre, perché dipende se non ce ne accorgiamo bene. Capito, com'è. Ci aiutiamo adesso con un altro po' d'olio in modo che acceleriamo un po' la cottura. E adesso lo andiamo a girare. Nel frattempo andiamo a girare. Poi dopo quindi abbiamo detto, vi faccio vedere. Perfetto, infatti la gente molto curiosa sta, sento che stanno conversando e ovviamente curiosi. Ti vorrei far vedere solo la doratura della carne, non so se riusciamo. Se Franco un attimino ci puoi mostrare a mo' di telecamera un attimino. Dov'è la telecamera? Così, si perfetto. Vede? Stavi dicendo la carne come la doratura della carne, sì, vero? Guarda, in modo uniforme, ok? Si è dorata in modo uniforme. Sì, adesso la rimettiamo subito a cuocere altrimenti perdiamo troppi liquidi. Assolutamente. Ok. Io ci ho messo una punta di sale perché comunque l'hamburger è già condito, però ci metto una punta di sale perché ci piace sentire un po' il sale sotto i denti, Sì. Niente. Quindi ricordiamo ai nostri telespettatori che questo panino che stai preparando porta il nome di Pestum. Di Pestum, perché di Pestum. C'è l'hamburger di carne di bufala, la mozzarella di bufala e la scarola, che voglio dire, ne coltiviamo abbastanza nella zona. Perfetto. Di Pestum. Però abbiamo anche una capatina, il pane di Storie di Pane, che però sì, ha anche un punto vendita di Storie di Pane anche a Capaccio. Guarda, adesso cosa facciamo? Quindi fa parte anche della piana. Prendiamo la mozzarella, sì, la adagiamo sopra all'hamburger e poi vi faccio vedere una cosa. Se a casa non avete il coperchio, prendete un'altra padella e fate così. Perché faccio così? Adesso per esempio a favore di telecamere è sconsigliata questa cosa, però questo è un consiglio che voglio darvi, in modo che il vapore che rilascia adesso la carne fa ammorbidire leggermente la mozzarella e tende a fondere quasi. Ovviamente se la padella ci assiste, però diciamo che fa un po' i capricci. Potrebbe essere anche un buon modo per cuocere le uova questo? Sì, anche per cuocere anche le uova. Anche per cuocere le uova. Ti voglio dire che non ci siamo organizzati con le domande, lei è molto pungente, però brava. Ma infatti vedo che un applauso a Rita che è un giusto un assistente molto... No, ma fa bene perché questi sono dei consigli che a casa sono molto utili, perché altrimenti delle volte le uova si cuociono solo sotto. Facendo così io lo faccio in modo artigianale, adesso vi faccio vedere, perché io sono conosciuto anche per l'arte dell'arrangiarsi, che qualsiasi... Ma sono in commercio delle padelle che sono duple fast, o sbaglio? Sì, sono? Nel senso, delle padelle sono doppia padella. Come doppia padella? In che senso? Voglio dire, in commercio vi sono, non, eventualmente non vengono utilizzate in ambito ristorativo, però ci sono anche delle padelle, mi sembra. Oh, Franco, doppia padella non riesco a intendere. Praticamente tu l'hai messo un'altra padella più piccola. Sì, sopra, ma è per fare per simulare il coperchio, per simulare un coperchio, perché per far vedere a casa magari uno non trova il coperchio, prende e ci mette un'altra padella sopra. Ok. Comunque riscaldiamo la scarola. Questa scarola vi dico semplicemente, molto velocemente, come è stata fatta. Lessata in acqua bollente, fatta scendere tutta in acqua, tutta ad un colpo, è partita pure la piastra, miracolo. Perfetto. Viene un odore, carissimi signori, vi dico la verità, l'odore dell'hamburger, Franco. Facciamo lessare la scarola, poi facciamo un fondo con olio, aglio, pinoli, acciuga, olive. Facciamo ripassare la scarola dentro, un pizzico di sale e abbiamo ottenuto questo composto qui. Adesso lo andiamo a riscaldare leggermente e, come volesi dimostrare, quando la padella non ci serve funziona. Ok? Quando la padella, quindi, vabbè, queste l'abbiamo detto pure prima. Intanto ricordiamo ai visitatori che ci sono sempre dei bocconcini di panino che potete degustare qui. Ovviamente però alle persone che sono qui, ovviamente al New Blue Ange. Chissà da casa, grazie. Cari signori, vi state perdendo una bella occasione. Guarda, perché... Daniele, allora io sposto un attimo questo. Sì, spostiamo. Sì. Lo spostiamo un attimo, lo lascio qui, guarda. In modo che... Perfetto. E questo qui adesso è il piatto principale, il panino piatto principale. Facciamo un applauso a Franco che se lo merita veramente, ma è un panino, è una rosetta, una super rosetta, Franco. E come dici tu, si inzuppa bene con... Sì, lo dobbiamo schiacciare leggermente... Proprio accarezzare con la giusta pressione in modo che tutti i sapori si compattano un po' e poi lo andiamo a tagliare molto delicatamente, senza affondare il coltello, ma dobbiamo proprio tagliarlo e fare il verso del tagliare, in modo che adesso vi faccio vedere pure all'interno com'è. Allora, un volontario che l'assaggia? No, adesso guarda, ci vuole un primo piano qui. Primo piano, guardate. Allora, se il nostro... Ecco,
guardate la bontà di questa specialità, guardate, ma è una davvero la anche cottura al sangue abbiamo fatto in questo è al caso. Sangue. Vai. Perfetto. Okay. Ricordiamo che tutti gli scatti sia della serata fotografici e nonché della presentazione, ricordiamo anche il nome della bravissima fotografa. Annalisa Maffia, se non sbaglio. Maffia. Giusto, Annalisa Maffia, che ha lo studio qui a Agropoli. Però, cari telespettatori, voglio salutare Franco anche alla regia, il grande Andre Giaccio, grande. E abbiamo anche il fratello, che è anche lui un fotografo, Jerry Giaccio, che sono dei grandissimi professionisti. Allora, Franco, veramente, dimmi. Passiamo il panino su questo, sì. Gli diamo leggermente una pulita. Rita veramente un assistente proprio, certo, questa sera proprio, poi se mai una presentazione di dolci Franco farà il tuo assistente, o sbaglio? Certo, è ovvio, domani a Palermo. Domani a Palermo, domani già, sì. Ah già siete a Palermo. Sì, benissimo. Domani mattina a Palermo. Mi raccomando le foto apposta Franco, perché certo. Franco... Lo sai che sono molto social, quindi assolutamente su questo sì, proprio non dividiamo. C'è problema. Ok, chi... vuole può assaggiarlo, tanto chi vuole avete già può avuto assaggiare, modo di assaggiarlo, non abbiate paura, c'è un filo d'olio. Ricordiamo tra l'altro, vai un applauso, allora lo grazie voleva assaggiare, vieni abbiamo innanzitutto prego vieni. Dai, che abbiamo mangia, anche l'amica, anche Vincenzo Alessio. Vincenzo Alessio che vai benissimo, prego. Allora, come vedete, subito ci sono i volontari per assaggiare queste Roberto, specialità. Voglio assaggiare. Voglio anche. Vieni qua, chiamare. Vieni vicino a me. Un applauso a un collaboratore di Annalisa. Come ti chiami? Giuseppe, allora Annalisa stasera era impegnata, ti ha mandato. La sostituisco momentaneamente. Perfetto, veramente un ottimo lavoro, delle ottime e bellissime fotografie. Ricordiamo dov'è lo studio di Annalisa qui a Lo studio di Annalisa qui è via Muoio, sono sì, qui. Località Muoio qua. In questa zona, sì, esatto. Perfetto. Quindi davvero complimenti per l'ottimo lavoro. Il signore, com'è il panino? Allora, vediamo. È un amore. Come si chiama lei? Giocondo. Allora, Giocondo. Allora, il panino è un amore buono, tutto fatto al sangue, vero? Comunque ho detto già a Franca che questo è un lavoro che lo farò anche io a casa. Anche lei a casa, lei dove abita? Battipaglia. Battipaglia, è venuto da Battipaglia per venire a vedere Franco e per visitare questo stupendo panino. Panino, vabbè, per assaggiare il panino e il locale, la location. Facciamo di nuovo, lo so, un applauso ad Antonio che veramente dov'è? Se lo merita Antonio e tutta la sua troupe, diciamo. Tutte le locali non l'ho mai visto, questa è la prima volta che ci vengo. Però ci tornerà, lo sai che qua si mangia anche la pizza panini. Ho detto già all'amico mio che è un locale abbastanza grande che fa da bar, che è un grande bar, certamente farà anche da pizzeria qua, non lo so. Anche da pizzeria di tutto e di più. Quindi Franco, veramente. L'altro signore, passo, scusate, davanti. Come si chiama? Venga qui. Chiedo scusa. Come si chiama? Mettiamoci al modo di sono fatte da noi fresche. Allora, anche lei da Battipaglia. No, io vengo da Capaccio. Ah, Capaccio, quindi locale. Vabbè, benissimo. Cosa ne pensa di queste specialità? Penso che è una cosa eccezionale, buonissimo. Buonissimo, tutto buono. Quindi verrà di nuovo qui a mangiare queste? Certo. Benissimo, quindi un bel 10 diamo. Sicuramente. Bene. Franco, ci sei? Ecco, pensavo che eri scappato. Allora, Franco, no. Cosa... Innanzitutto io volevo ringraziare Giocondo perché sì. Se non sbaglio saranno forse 10-12 anni che non ci vedevamo, però mi seguono sempre e ringrazio molto. Con lui non ci vediamo quasi da 20 anni. 20 anni, perché volevo, ci non volevo far molti, dire molti, ma quanti anni c'ha Franca? Dici 20 anni, 50 anni c'ha Franca. Lui era molto piccolo quando ci ho conosciuto. Comunque ne ha fatto la cavetta, ha fatto tutto, comunque per arrivare a questo punto ha fatto... Però dobbiamo fare i complimenti anche ad Antonio, che è un suo compagno di scuola e che, come ha detto anche il consigliere delegato Di Biasi, ha investito in un'attività qui ad Agropoli, continua a migliorare veramente, sembra alla grande, vero Antonio? Quindi voi verrete di nuovo qui al New Blue Entry. Ma lo sa che Antonio è un mastro gelataio? Beh, l'ho sentito prima, però lui non lo conosce. Antonio, i gelati, quando li potremo assaggiare? Promettete. Fra molto, quindi. Però dall'occasione potete anche fare qualcuno. Il tempo. Dall'occasione
la potevi fare. Vabbè, poi semmai quando lo faremo sapere ci sarà tutta l'estate per venire a assaggiare. Certamente ci verremo con l'amico mio sempre. Per assaggiare tutte. Ci vengo, ho quattro persone, sono andato sul cabino. Le maionese. Benissimo, benissimo, io vi ringrazio, buon appetito. Allora Daniele, Franco, dimmi. Volevo fare un attimo un riepilogo, sì, di quello che stiamo assaggiando. Ah, venga, che stanno qui, assaggiando, venga che stanno assaggiando, allora, lì al buffet. Prego, anche al buffet, sì, anche dimmi. Al buffet. Quindi in quel caso voi vedete anche delle patate chips che abbiamo fatto noi fresche. In accompagnamento ci sono tre maionesi che facciamo noi, che abbiamo fatto noi. Non so se ci sono lì le maionesi. Antonio, le fai uscire? Ok, adesso arriveranno tre tipologie di maionese che sono senza uova. Sì. Quindi io vorrei sottoporre questa domanda e la curiosità di queste le persone che stanno qui a farmi delle domande: com'è la maionese senza uova? Così interagiamo. Benissimo, un po'. Sì. Sono tre, sì, tipologie. Allora, quindi Franco, bianca, vado a beccare qualche bianca, signore. Bianca, al basilico. Posso? E alla paprika. Posso? Sì, sì, sì. Che sì, si vergogna un po', allora la signora prima. Venga lei, venga. Signorina, signora. Venga, venga. Venga, uscite prima. Venga qui, venga. Sta mangiando, venga qui, non si. Si vergognano, Franco, si vergognano delle telecamere. Ma chi si vergogna? Si vergognano un po' delle telecamere. Vuole venire qui? Fammela tu sta domanda, dai, se non c'è sfizio. No, la faccio io, dai. Allora la fa. Una curiosità. Viene, venga qui, allora, prego. Allora, io voglio sapere, com'è possibile fare questa mangiata? Gira verso la telecamera. No, no, venga qui, venga qui. Un applauso al signore che è stato coraggioso, bravo. Sì, lì perché siamo in diretta. È possibile fare la maionese senza uova? Sì, è possibile, adesso vi spiego perché. L'uovo che cos'è fondamentalmente? È una proteina, giusto? Il latte che cos'è? È una proteina. Quindi, ora ti racconto la storia di come è nata questa maionese. Lavoravo a Roma qualche anno fa e avevo un piatto sul menù dove c'era la maionese di uova fatta da noi. A questa signora piaceva tutto il piatto tranne non poteva mangiare la maionese e mi disse: chef, un'alternativa a questa maionese per degustare questo piatto? Io disse: guarda, non te la metto proprio, se no dammi 10 minuti che penso qualche cosa, no? Io sinceramente me la sono giocata così. Poi ho pensato, perché durante la preparazione stavamo facendo delle cose, ho pensato che il latte, essendo una proteina, montasse uguale all'uovo con l'aggiunta di olio. Ho provato e poi l'ho aggiustato nel tempo e quindi la miscela di olio con l'aria che andiamo a miscelare con la proteina del latte fa sì che diventa come una maionese normale di uova, ok? Ma è molto più delicata, molto più leggera e molto più saporita, perché quando la andiamo ad integrare con qualche ingrediente, tipo io ci ho messo la paprika, può essere il basilico, come può essere il prezzemolo, come può essere una granella di pistacchio, l'uovo copre troppo, mentre il latte no, quindi è molto più delicata. Questo è tutto. Ok, grazie. Ed è molto leggera. Poi si può fare anche con solo di vegetali, quindi una salsa di pomodoro freddissima, perché il freddo in questo caso aiuta molto a montare, quindi deve essere tutto molto freddo di frigorifero, diciamo 2-3 gradi, sia l'olio che andiamo a mettere. Vi consiglio un olio di semi buono, non di oliva in questo caso, altrimenti copre troppo. E quindi il freddo, con il latte freddo, l'olio freddo, la miscela di aria che andiamo a mettere dentro diventa molto molto compatta, un po' di succo di limone che va a stabilizzare e il gioco è fatto. Poi se mi avete seguito la prova del cuoco ho fatto anche una maionese in diretta che è quella di latte, dove è piaciuta molto. Okay. Quindi tante sono le specialità che il nostro adesso chef ve la faranno assaggiare, sta arrivando, assaggiare, sì. Quindi invito tutti coloro che sono qui al New Blue Angel a assaggiare. Ecco, è arrivata sul dai, nostro tavolo e se la possiamo guardare un attimo. Vedi, c'è già un signore lì che fa segno. Ecco, okay. venga qui. venga a dire. Ecco. Assaggiala poi sull'hamburger, assaggiala quella alla paprika, è molto buona. Allora, come si chiama? Venga qui, come si chiama? Mi chiamo Giuseppe. Allora, Giuseppe, lei di dov'è innanzitutto? Io sono di un piccolo paesino del Cilento, Monteforte. Ah, Monteforte. Allora, Monteforte, qualche domanda al nostro chef. Chef, complimenti. Grazie. La maionese è ottima. Quale hai assaggiato? Quella bianca. Ah, quella è neutra al latte. Poi c'è il basilico. Ah, un consiglio volevo dare. Quando si usa il basilico in cucina, in questo caso lo dobbiamo frullare, no? Sappiamo che il basilico, se noi lo andiamo a toccare con un metallo, c'è un'ossidazione, quindi c'è una reazione fisica. Per far sì che tutto questo non avviene bisogna sbollentarlo prima, perché a una certa temperatura si disattivano degli enzimi e il basilico non diventa più nero, quindi mantiene quel colore verde brillante. Di fatto. Invece col prezzemolo non c'è comunque bisogno. Comunque complimenti. Grazie. Assaggiato tutti i panini? Sì. Diciamo i bocconcini? Abbiamo approfittato, ringraziamo sempre Antonio. Che è nascosto in cucina e sta preparando ancora. Grazie Antonio. Antonio, veramente la nostra regia sta inguardando anche in questo momento anche le diciamo le ecco Franco, sono
a mo' di telecamera. Franco, non vedi che c'è il faro? C'ho la lampada di fronte. Perfetto, sì. Le vuoi che le porti qui, così ne le porto qui? Eventualmente. No, posso assaggiare normalmente lì. Allora, tutto a posto, quindi... Piaciuto tutto, ritornerai qui. Complimenti, grazie. Tornerà qui al New Blue Angel. Noi siamo sempre qua. Ciao Antonio. Allora, complimenti ad Antonio. Allora, Antonio dove sta? Antonio è scappato perché dovete sapere che... È troppo timido Antonio. Che a me dicono che parlo troppo, Franco oramai è abituato alla televisione. Antonio è... Anche l'altro giorno che abbiamo registrato il Focus era molto timido, però voglio approfittare dicendo se posso chiederti cortesemente di potermi passare. Diciamo che sei testimonial anche di una di cosa, famosa... La pasta? Sì. Pasta, ah, scusami, non ecco, Antonio pure lo... Perfetto. Oh, allora... Ah, qui abbiamo anche... Ecco, abbiamo anche il titolare, vabbè, si vergogna un po', però vi vogliamo parlare, ne approfittiamo... Di parlare della pasta Recilento, vero Franco? Ci puoi dare tu qualche cosa? Guarda, io inviterei invece, lo inviterei perché... Anche io, conosco bene questa pasta perché ci collaboro, però chi meglio di lui, no? Non me ne volere che Franco ti ha chiamato in campo perché vieni qua, vieni. Allora, vi presento, lui è l'architetto Raiola, che è il titolare di questa fabbrica che si trova a Vallo della Lucania e produce quest'ottima... ottima pasta, devo dire la verità che è una pasta buona, oltre che lui essere un amico, io lo dico veramente perché come tutte le cose buone che vado ad assaggiare. Allora, innanzitutto buonasera architetto, tutto bene? Buonasera, tutto allora. Bene, tutto bene. Abbiamo degustato gli ottimi panini preparati da Franco, grazie per i complimenti alla pasta, non posso chiaramente che essere contento di un giudizio simile. Cosa vuoi sapere? Dimmi. Vabbè, da quanto tempo che è aperta innanzitutto questa fabbrica? Da quanto tempo siete operativi? Anche se già il pastificio Recilento è stato un nostro partner 2 anni fa, proprio a Vallo della Lucania in un evento, era all'inizio, anche sul nostro canale, ma tante persone si chiederanno, oltre che contattare direttamente la sua attività, dove può essere comprato in queste zone, ad esempio? Chi sta a Agropoli e dintorni? Sì, allora c'è il punto vendita, uno degli ultimi che abbiamo acquisito, il Sigma di Gromola. E, altri punti vendita sono tanti, adesso tra punti tanti. Vendita, ristoranti, insomma, mi ricordo. Comunque basta consultare il nostro sito, la nostra pagina Facebook, soprattutto sulla nostra pagina Facebook, noi teniamo continuamente in aggiornamento i nostri follower, per usare un termine contemporaneo, che riescono in questo modo ad essere aggiornati su tutto quello che facciamo e su tutti quelli che sono i nostri spostamenti, diciamo così, sulle forniture dei nuovi punti vendita e dei nuovi ristoranti. Quindi seguite la pagina del pastificio Recilento, quanti formati di pasta, approfittiamo, prendiamo un po' di tempo, quanti formati di pasta producete, diciamo, per la clientela? Allora, noi produciamo 16 formati, di cui 8 denominati speciali e 8 denominati normali, nel senso che come formati speciali sono quelli che si usano in maniera un po' più eccezionale, quelli normali sono di portata un po' più quotidiana anche come tipologie di ricette. E faccio una precisazione, noi usiamo una semola 100% italiana e ci riforniamo dai molini Minini di Altamura. Sono dei molini che hanno un'esperienza bicentenaria e hanno una capacità, diciamo, di seguire il cliente eccezionale. Noi veniamo puntualmente muniti di scheda tecnica dalla quale noi riusciamo a sapere tutti i valori nutrizionali, tutti i parametri della farina, di ogni lotto che ci forniscono, loro forniscono le analisi e tutti, quindi nel momento in cui noi andiamo ad effettuare la lavorazione sappiamo benissimo la materia prima che stiamo trattando, di che cosa insomma si tratta. È una scheda tecnica molto puntuale che ci permette di avere uno standard qualitativo molto alto. Benissimo, poi ricordiamo che l'acqua utilizzata è quella del Monte Gelbison, perché ovviamente è molto importante anche la qualità dell'acqua. E in più Franco, che è testimonial di questa pasta, sopra ogni pacco
ogni formato c'è una ricetta di frango in più. Potete seguire sulla pagina del pastificio Riccilento anche le ricette consigliate dal nostro chef. Quindi un'ultima cosa, Visto che abbiamo parlato della semola e dell'acqua, parliamo dell'ulteriore processo fondamentale, che è quello dell'essiccazione. Noi nell'essiccazione non superiamo mai i 45 gradi e quindi andiamo a simulare un'essiccazione che quella solare, come veniva fatta 2 secoli fa a Gragnano, che veniva essiccata per strada la pasta. Questo perché? Perché non superando mai i 60 gradi, dopo i 60 gradi succede una trasformazione fisico-chimica del grano, cioè la gelatizzazione degli amidi, che la rende quel colore giallastro e la rende difficilmente digeribile. La nostra non supera mai i 45 gradi, per cui risulta una pasta naturale, è molto leggera, molto digeribile. In più la trafilatura al bronzo gli conferisce quella porosità e quel colore tipico delle paste artigianali. Io la ringrazio del suo intervento, molto esaustivo, quindi vi invito anche ad acquistare un po' in tutti i punti di vendita, seguendo anche la pagina del pastificio Riccilento, così verrà aggiornata anche dove si può innanzitutto sia comprare o nei moltissimi ristoranti in cui si potrà degustare. Io la ringrazio, facciamo un applauso ancora al nostro architetto, nonché titolare di questa pasta, Franco. Vengo pure io, dai. Viene anche Franco qui, ci avviamo alla conclusione di questa serata. Sembra che lo conosca. Franco, mi sembra che lo conosce, Franco. Allora, le tue impressioni riguardo a questo evento che stiamo concludendo qui appunto ad Agro. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che stanno qui, perché è veramente un piacere averli qui. Molti non li vedevo da tempo, come Giocondo, come tante altre persone. Che dire, da dopodomani in poi troverete sempre questi panini qui. Benissimo, quindi da dopodomani. Che domani è, Antonio ha detto, deve riposare, non ce la fa, l'ho stressato troppo in questi giorni. No, perché anche oggi siamo qui dalle tele per cercare di preparare anche un po' la location. Sono tante le persone che si sono avvicendate, hanno assaggiato veramente le tue specialità. Ma possiamo fare una domanda? Ma sono piaciuti o no questi panini? Sono piaciuti? Sì. Veramente. Piaciuti, dai. Però in tanti diranno, ma ci sarai sempre tu a prepararli? No, ovviamente sempre no, però abbiamo istruito delle persone, però io verrò di tanto in tanto per cambiare i panini, nel senso come gli storici resteranno, la polpetta, la parmigiana, cambieremo qualche panino in base alla stagionalità. Ecco, in base alla stagionalità, però mi incuriosisce quello col polipo. Col polpo, ti piace? Sì, sì. Ma no, perché non l'abbiamo assaggiato, però voglio dire, l'abbinamento anche lì di pesce e formaggio. Sì, io lo faccio da sempre, pesce e formaggio è un abbinamento che si fa tranquillamente, quindi ogni tanto bisogna osare anche con il palato, altrimenti non si riesce poi a scoprire qualche sapore nuovo, non tanto il sapore, ma qualche abbinamento. Quindi è giusto anche osare, poi voglio dire, cioè 3 ingredienti, polpo, mozzarella e carciofi, io li mangerei ad occhi chiusi, proprio senza nemmeno pensare come metterli. Perfetto. Allora, vogliamo chiamare Antonio? Antonio, dove sta? Se ci raggiunge Antonio, chiudiamo. Antonio, dove sta? Mo lo chiamo io. C'è anche Antonio che lo chiamo io. E inoltre vi vorrei ricordare che potete trovare in tutte le edicole il libro del... Vieni Rita, raggiungimi. Faccio venire pure Rita, perché è stato un onore averla qui stasera. Facciamo un applauso pure a Rita. Allora la prossima volta, Rita, facciamo il dolce la prossima. Sì, il dolce lo diciamo ad Antonio, faremo una cosa dedicata a te, alla tua arte, al dolce. Franco farà l'assistente. Ovvio. Invertiamo i ruoli la prossima volta. Invertiamo i ruoli, perché ci sarà, faremo semana abbinamento. Antonio col gelato e tu con i dolci. Perfetto, mi sembra un abbinamento perfetto, no? Perfetto, quindi cosa ne dici di questa zona? È la prima volta che vieni in questa zona? Sì, la prima volta, ho mangiato la mia prima vera mozzarella, quindi ho pianto ieri dalla bontà. E come trovi le persone di questa zona? Vabbè, Franco lo conosci professionalmente appunto, le persone che hai avuto modo di incontrare, oltre sicuramente la famiglia di Franco e tutte le persone che sono qui a lavorare presso questa stupenda struttura. Beh, il calore è la prima cosa che si nota, ma io sono siciliana, quindi per me, io sono abituata, non riesco a stare con persone fredde, quindi devo stare in ambienti come questo, dove ti senti a casa e respiri il profumo di casa, no? Benissimo, quindi, allora Antonio vieni, ecco è arrivato Antonio, un applauso di nuovo ad Antonio. Allora Antonio, eri dietro le quinte. Sì.
Sì, stavo facendo uscire i panini. Però, come vedete, Antonio preferisce lavorare sul campo, nel senso che occuparsi dell'attività è un po' timido nel parlare davanti alle telecamere. Un pochino, sì. Un pochino. Allora, Antonio, diamo appuntamento quindi da dopodomani. Ci sarà la possibilità di assaggiare qui al New Blue Angel di Agropoli queste specialità preparate questa sera, presentate una parte qui questa sera. Sì, sì, vi aspettiamo da martedì alle ore 19 tutti i giorni a degustare questi panini. E una cosa, un'altra, il gelato, quando il gelato? Gelato fra una ventina di giorni. Ventina di giorni il gelato, poi pizzeria, wine bar, un po' di tutto e di più. Abbiamo detto con Rita, perché un altro evento che si farà, e Franco farà l'assistente, semmai in estate facciamo un evento con i dolci. Sì, sì, si può fare. Perché lei, e tu, mastro gelataio, lei, mastra pasticcera, giusto? Sì, mastra pasticcera. Abbiamo tutto, ok. Allora non ci resta che salutare tutti, grazie a voi telespettatori di averci seguito sia sul canale che su Facebook, rivedete la puntata in replica su Cilento Channel. Vi saluto qui dal New Blue Angel insieme ad Antonio, a Franco Marino e alla bravissima Rita, ricordami il cognome? Busalacchi, Rita Busalacchi, la potete seguire anche lei sui social, quindi dici un po' come ti si può seguire appunto tramite i social. Instagram, Facebook ovviamente. Rita Busalacchi, sì, semplicissimo. Perfetto, tutti a seguire le ricette, a capire la bravura anche sua. Allora, vi ringrazio di nuovo e arrivederci alla prossima puntata di uno speciale sempre qui dal New Blue Angel di Agropoli. Grazie.